In questo video ci occuperemo di un argomento molto discusso e sempre al centro di molte polemiche, la presunta invasione di parole straniere nell'italiano. Ma in realtà questa cosiddetta invasione consiste ormai quasi esclusivamente nella presenza di parole provenienti dalla lingua inglese. Vediamo un po' come stanno le cose. Beh, devo dirvi, è assolutamente normale. Normale che nella nostra lingua entrino parole della scienza, della tecnologia, dell'informatica, della medicina come blister, blog, bypass, chip, download, hardware, monitor, pacemaker, software, web e via dicendo. Ecco, le parole straniere sono entrate nella nostra lingua da che italiano è italiano. Non è né normale né accettabile, invece, a nostro avviso, che entrino nella lingua italiana parole accolte solo per esibire la conoscenza, peraltro una conoscenza spesso approssimativa e discutibile, di un inglese usato in modo maldestro, inopportuno, visto che in italiano esistono le parole e le espressioni corrispondenti. Insomma, mi sto riferendo a termini un po' inutili come biker o call center o cool o day hospital, location, look, trendy e compagnia bella. Non so che cosa ne pensi, Valeria. Beh, naturalmente sono d'accordo, le cose stanno proprio così, anche per un altro motivo, perché purtroppo il numero delle nuove parole inglesi che ogni anno entra nella lingua italiana è in crescita. Dal 12% di qualche anno fa si è passati al 14% e la cifra è in costante aumento. Ora, la preoccupazione nei confronti degli eccessi delle parole inglesi nella nostra lingua non è manifestata solo e unicamente dagli studiosi, dai linguisti, ma viene anche dai cittadini che lanciano spesso dei veri e propri appelli per ridurre l'uso dei termini inglesi che davvero sono usati troppo spesso al posto delle corrispondenti espressioni e parole italiane. La preoccupazione però riguarda soprattutto le espressioni inutili, incomprensibili, che sono presenti nella politica, nell'amministrazione pubblica, nella finanza, nella burocrazia, nella sanità. Basti pensare alla diffusione proprio durante la pandemia, quindi durante un periodo così difficile nel quale era necessaria una estrema chiarezza, bene, in quel periodo invece si sono diffuse parole, espressioni come lockdown, cluster, droplet, termoscanner e potrei continuare. Nel corso del tempo, parole provenienti da altre lingue, da lingue diverse sono entrate nell'italiano con due mezzi, modi diversi, perché sono entrate o come nella forma originaria, quindi non cambiando nulla della parola di origine, per esempio smog, oppure in una forma adattata. Pensiamo a una parola come bistecca, che è l'adattamento della corrispondente parola inglese. Oggi le iniziative per contrastare l'invasione, chiamiamola così, non nascono però da atteggiamenti di purismo nazionalista, diciamo, ma dal desiderio di reagire a quello che possiamo chiamare provincialismo, oppure anche all'ipocrisia di chi sceglie espressioni inglesi poco comprensibili o addirittura eufemistiche e fuorvianti per denominare
cose importanti come le leggi, i decreti, le iniziative o i provvedimenti che hanno a che fare con la vita di ogni cittadino. Dovrebbe essere sufficiente in fondo il buon senso e anche, aggiungo, il buon gusto per tenersi alla larga da espressioni a volte davvero poco comprensibili per i cittadini italiani. Faccio qualche esempio: da moral suasion a job on call, da call for papers a hotspot, da voluntary disclosure a governance e via dicendo. Ma soprattutto è grave un'altra cosa: la decisione di far svolgere, di tenere corsi universitari e anche scolastici soltanto e unicamente in inglese. Ecco, se si continuasse su questa strada, che purtroppo è già partita, è già avviata da qualche anno, la lingua nazionale, l'italiano, finirebbe per impoverirsi, per essere privato della capacità di avere innovazioni lessicali nei settori specialistici, nei settori della tecnica e della scienza. E quindi a che cosa si ridurrebbe se continuasse su questa strada? L'italiano rischierebbe di ridursi a un dialetto, con la conseguenza che le nuove generazioni, le generazioni del futuro, perderebbero progressivamente la competenza della terminologia scientifica. Quindi una cosa ben importante. Ora, è giusto, è condivisibile che scuola e università assicurino una perfetta conoscenza della lingua inglese attraverso corsi che però siano corsi ben fatti di questa lingua, e questo dalle elementari all'università. Ma l'insegnamento dei contenuti scientifici, filosofici, umanistici, questo deve essere fatto in italiano, in modo che il lessico della nostra lingua continui a essere patrimonio dell'intera comunità nazionale. In conclusione, bisogna ostacolare non le parole inglesi necessarie, addirittura indispensabili, già entrate stabilmente nella nostra lingua, da computer a test, da rock a hostess, ma quelle usate inutilmente, seguendo la moda, oppure per pigrizia, o anche per desiderio di ostentazione, per farsi belle. Ecco, in sostituzione di parole italiane che esistono, usiamo quelle. Per indicare un italiano fortemente influenzato dall'inglese e caratterizzato dalla presenza consistente di parole ed espressioni inglesi o anglo-americane, sono stati coniati già verso la fine del secolo scorso due termini, due parole fra il polemico e lo scherzoso, la parola itanglese e la parola itangliano. Ecco, per evitare o l'itanglese o l'itangliano fa lo stesso, basta ricordare che l'italiano può tranquillamente continuare a prendere in prestito parole provenienti dall'inglese e magari anche da altre lingue, purché, come tutti i prestiti che si rispettino, siano dettati dalla necessità e non dall'obbedienza alla moda o dal lusso. Ho usato queste formule perché noi linguisti chiamiamo prestiti le parole prese da un'altra lingua e distinguiamo i prestiti di necessità, che indicano concetti o oggetti nuovi, sconosciuti alla cultura e alla lingua che egli accoglie, dai prestiti di lusso, cioè da quelle parole in sovrappiù, di cui si potrebbe fare a meno perché le parole che indicano quegli oggetti o quei concetti esistono già nella nostra lingua. Una formula di comodo, potrete dirmi, però utile questa
distinzione tra prestiti di necessità e di lusso, però utile per accogliere o non accogliere le parole straniere e soprattutto quelle inglesi o anglo-americane di cui non abbiamo un particolare bisogno.